Cambio all'interno del Consiglio Comunale di Pesaro. Stefano Mariani, attuale presidente del Parco San Bartolo, si dimette dal Consiglio per questioni personali e familiari. Dall'assise di lunedì 25 settembre gli subentrerà Davide Manenti, a sua volta esponente della lista civica Il Faro, nonché past president dello stesso Parco San Bartolo. Stefano mi ha chiesto se potevo in qualche maniera prendere il suo posto in quanto a degli impegni personali. Noi siamo la lista civica del Faro, del San Bartolo, ma prima di tutto siamo un gruppo di persone che da sempre portiamo avanti il civismo, no? All'interno del Parco San Bartolo, quindi come sempre con tutto l'impegno che possiamo le problematiche del Faro e non solo, del San Bartolo e non solo. Manenti rientra in consiglio per gli ultimi mesi dell'ultimo anno di Ricci sindaco, dopo essere stato già consigliere nel primo mandato dello stesso Ricci. La tutela e la salvaguardia del parco saranno il fulcro delle politiche su cui Manenti si concentrerà. Ci sia una gestione, diciamo, nel verde ottimale, dissesto idrologico, lotta a tutto quello che è, diciamo, le problematiche che arrivano, no? Sono tutti i giorni sulla stampa dovute all'incuria. E quindi si chiederà con forza alla Regione un contributo in merito a tutte queste questioni e soprattutto dovranno diventare prioritarie quelle che sono le vie a mare, solo da noi, no? Quando si definisce una strada che porta al mare non prioritaria, ecco, noi la pensiamo diversamente. E noi siamo sempre stati sul pezzo anche quando non c'era la strada. Qualcuno dice che la spiaggia che c'è sotto Fiorenzuolo è una spiaggia naturale, no, c'è una spiaggia sotto che deriva da tutta una serie di opere di consolidamento che l'hanno creata. E se quelle opere di consolidamento ci sono, bisogna dare merito a chi le ha fatte, alla Regione, al Comune che hanno stanziato le risorse necessarie, ma in particolar modo alle persone del San Bartolo, unici in primi che, quando sarà il momento, farò il nome, al merito di portare avanti tutte queste questioni senza mai stancarsi, e che sinceramente andrebbe solamente ringraziato.